Accelera al ribasso il nostro indice principale, il FTSE meno 2,22%, e adesso le perdite sono sostanzialmente le stesse di Madrid, che nella prima parte della mattinata era appunto la piazza più pesante in assoluto. Trading Week Top Traders in Action. E allora, come promesso, una finestra dedicata alle opzioni, e vi parliamo di opzioni con due maestri, insomma, con due analisti, insomma, option analyst per noi di riferimento, a partire da chi gioca in casa da sempre, cioè Alberto Camuncoli, investireconsuccesso.com. Ben trovato Alberto, buongiorno. Ciao, ciao Giacomo, grazie, grazie dell'invito. Un saluto a te, un saluto a Francesco, il tuo ospite, e chiaramente a tutti i telespettatori. Fai tutto tu allora, presenta pure tu l'ospite nuovo, insomma. No, sto scherzando ovviamente, sto scherzando. Ci mancherebbe, no? Anzi, hai fatto bene ad anticipare quello che è un ospite nuovo per Le Fonti TV, e siamo contenti di averlo in collegamento. Francesco Tarantino, FT Investment. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno Giacomo, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie veramente dell'invito, spero di essere utile ed esaustivo in questa breve diretta. Ci mancherebbe, ne siamo certi. Allora, vi abbiamo, diciamo, convocato perché, come anticipato, oltre a, come facciamo di consueto anche con Alberto, insomma, mostrarvi qualche strategia utile in opzione, attraverso le opzioni, capire il motivo per cui investire con le opzioni è così importante ed è così uno strumento così utile, insomma. E allora, proviamo a identificare col vostro aiuto un paio, insomma, di indicazioni, un paio di motivi per cui l'investimento in opzioni può essere, come detto, uno strumento quantomai importante per chi investe e per chi opera sui mercati finanziari. Francesco, partiamo da te. Sì, allora io evidenzierei due aspetti fondamentali: la possibilità di gestire una posizione e la possibilità di guadagnare al solo trascorrere del tempo durante la lateralità dei mercati. Vado un po' ad approfondire i due concetti. Allora, nel primo caso, gestire una posizione, a mio avviso, significa, supponiamo di aver preso una posizione lunga su una certa attività finanziaria e di aver sbagliato totalmente l'analisi, o comunque il mercato fa diversamente e inizia ad andare corto. Prendere, voglio dire, posizione con un future significa consolidare una perdita, e questo a mio avviso è estremamente stressante. Con le opzioni, una posizione lunga si può gestire e far diventare una posizione laterale ribassista, al contempo tenendo d'occhio il rischio, quindi a parità di rischio, o in alcuni casi anche diminuendolo nettamente. E questo è il primo aspetto per me fondamentale, che in derivazione porta ad un trading no stress in cui tutto è pianificato. E diversamente. Eh sì, perché poi comunque sono cose che succedono, insomma, non siamo perfetti, insomma, nelle analisi, qualcosa ci può sfuggire, qualcosa può andare, diciamo, contro le nostre previsioni, vuoi per una notizia, insomma, che arriva, vedi, prima citavamo Atlantia, insomma, che è quasi più sottoposto alle notizie dell'attualità che all'andamento ciclico e tecnico. E, insomma, questo è sicuramente un aspetto interessante da considerare. Stavi per, immagino, avviare anche insomma, spiegarci qual è il secondo motivo, che è legato alla possibilità di guadagnare, diciamo così, dalle fasi laterali, Francesco. Sì, assolutamente. Questo è unico nel panorama degli strumenti finanziari, che siano derivati o non, no? Ma con le opzioni, con opportune figure costruite in opzioni, è possibile guadagnare al solo trascorrere del tempo nelle fasi laterali dei mercati, e sappiamo che queste sono perduranti e comunque non sono, voglio dire, una tantum, ma accadono spesso. E quindi questo è fondamentale, e ripeto, voglio porre l'accento su questa cosa: è unico nel panorama degli strumenti finanziari guadagnare al solo trascorrere nel tempo nelle fasi laterali dei mercati.
E allora passiamo a questo punto ad Alberto e sentiamo quali sono, insomma, invece dal suo punto di vista, magari insomma qualcuno se vuole insomma aggiungere due parole su quanto già detto da Francesco, se più o meno è orientato su uno dei due aspetti insomma dell'importanza di investire in opzioni, altrimenti insomma ti chiedo di tirarci fuori altri due motivi importanti su cui concentrarci e che ci raccontano l'utilità di questo tipo di strumento. Sì, dal mio punto di vista le opzioni sono lo strumento finanziario più potente e flessibile attualmente disponibile. E proprio riallacciandomi al concetto espresso da Francesco, si può diventare, grazie alle opzioni, solamente grazie alle opzioni, dei veri e propri venditori di tempo e di speranza. Perché dico questo? Perché le opzioni ci permettono, un altro grandissimo vantaggio, di lavorare non sul prezzo che il mercato, il sottostante, che sia un'azione, un ETF, una materia prima, batte in quel momento, ma di tenerci a una distanza a prova di errore. Quindi io, se voglio lavorare per esempio sull'oro, ok, se voglio fare un investimento sull'oro, grazie alle opzioni ho la possibilità di andare a investire sull'oro, ma non sul prezzo dell'oro in quel momento, dove c'è, diciamo, lo scontro più arduo, no? La battaglia più cruenta tra rialzisti e ribassisti, dove chiaramente c'è molta volatilità, quindi i prezzi possono oscillare anche in maniera rilevante nel giro di poco tempo, e quindi se io sono dalla parte sbagliata posso subire queste oscillazioni negative, quindi trovare, diciamo, in quel momento il mio investimento in perdita, ma bensì riuscire ad ammortizzare in qualche maniera, armonizzare i movimenti naturali dell'oro a favore di un investimento magari nell'arco di 2, 3, 4 mesi, che però mi permette di posizionarmi appunto distante rispetto ai prezzi dell'oro in questo momento. Ti ho portato un paio di esempi, magari così sulla pratica, magari col grafico riesco magari a esprimermi meglio anche a persone magari che non sono avvezze con questi concetti. Diciamo che la distinzione fondamentale che permettono le opzioni sono tra questa distinzione è tra acquirenti di opzioni e venditori di opzioni. Sono due figure completamente diverse, pur trattando lo stesso strumento finanziario, e che chiaramente queste due strategie completamente diverse permettono risultati decisamente diversi. Uno, se è acquirente di opzioni, vuol dire che ha la possibilità di guadagnare tanto in poco tempo, ma questa possibilità, siccome è iperdirezionale, cioè andando ad acquistare le opzioni io vado in qualche modo a moltiplicare, a mettere in leva il movimento che può fare il sottostante, allora se mi va bene, sono bravo, fortunato e azzecco tutto, allora posso avere un ritorno molto alto sul mio investimento, cioè su quello che pago per l'acquisto di queste opzioni, cioè di questi diritti sempre su un'azione, su un sottostante. Qual è il problema? Che sembra molto bello, posso guadagnare tanto, ma in realtà se andiamo a vedere dal punto di vista probabilistico, le probabilità sono veramente molto molto basse, perché io devo, se compro opzioni, devo azzeccare innanzitutto il movimento, cioè devo prevedere se il titolo andrà su o andrà giù, devo azzeccare la tempistica, cioè devo prevedere entro quanto avverrà quel movimento, perché sono strumenti finanziari comunque con una scadenza, e quindi se il movimento che ho previsto avviene dopo la scadenza, tanti saluti, non riesco a trarre un vantaggio. E poi devo anche indovinare la magnitudo, la potenza di questo movimento, perché se poi il titolo si muove nella mia direzione ma lo fa di poco, io praticamente non riesco a guadagnare. Dall'altra parte abbiamo uno scenario completamente diverso, quindi chi sceglie di vendere opzioni, come appunto io sono appunto un venditore di opzioni, cosa fa? Punta sulla probabilità, sulla statistica. Non mi interessa il guadagno elevato in poco tempo, punto però sulla ricorsività di questi profitti, che non sono mai eccessivi, perché comunque è il mio massimo profitto, è il premio che incasso, ma ho probabilità almeno ogni volta dell'80, 85, 90% quel profitto comunque di incassarlo, proprio per quel margine di errore che ti dicevo prima e che mi permette di assorbire in una determinata misura anche movimenti avversi del sottostante.
Allora, poi dicevi che hai qualche esempio pratico, in realtà ce l'ha anche Francesco qualche esempio pratico di, insomma, strategia in opzioni. Facciamo così, allora Alberto, rimango da te così ci mostri il tuo primo, diciamo, esempio pratico. Poi chiedo a Francesco di mostrarci, insomma, dal suo punto di vista quali sono due operazioni interessanti, insomma, utili alla nostra causa, diciamo così, e poi chiudiamo ancora con Alberto. Quindi Alberto, rimango da te. Da dove partiamo? Qual è lo sottostante di riferimento in questo primo esempio pratico? Beh, ho selezionato un sottostante, diciamo, abbastanza famoso, Eurostoxx 50, Ok. quindi l'indice delle 50 aziende più capitalizzate qua nel vecchio continente. Perché? Perché dal mio punto di vista è un ottimo esempio didattico di come appunto sfruttare il passaggio del tempo e posizionarsi il più lontano possibile. Allora, questa operazione, questo investimento sull'Eurostoxx, io l'ho messo a mercato il 5 maggio. Quindi il 5 maggio Eurostoxx era praticamente, andiamo a vedere, eccolo qua, era praticamente a 4.000 punti. Ok? Sì. Cosa ha fatto Eurostoxx dal 5 maggio ad oggi 8 luglio? Beh, praticamente lo ritroviamo dopo 2 mesi allo stesso livello di partenza, perché comunque sì, è salito un pochettino, poi è sceso, oggi sta facendo un bel candelone rosso. Praticamente siamo allo stesso prezzo di 2 mesi fa. Con una strategia, diciamo, normale di tipo direzionale, beh, sarebbe stato abbastanza difficile riuscire a trasformare questo movimento laterale nell'arco dei 2 mesi in un profitto. Per questo io invece sono andato a investire su Eurostoxx e mi sono posizionato quando il titolo batteva 4.000 punti, vedi, mi sono posizionato qua sotto a 3.400 punti. Quindi cosa ho fatto? Sono andato a vendere delle particolari opzioni che ho selezionato a questo livello detto di strike, quindi di prezzo, che mi permette appunto, vedi, tra 3.400 e 4.000, c'è cioè comunque una distanza notevole, mi permette da una parte di seguire comunque il trend rialzista in atto, ma dall'altra parte di non essere così esposto ai movimenti giornalieri. Quindi questo, andando a vendere, sommando questo discorso di posizionarmi lontano, più il fatto che vado a vendere comunque strumenti con scadenza e quindi la scadenza è amica di chi vende opzioni, allora a questo punto significa che questo investimento, comunque nonostante il titolo non sia andato in questi 2 mesi da nessuna parte, sta maturando circa il 60% del massimo profitto. Come è possibile? Perché appunto vendendo, essendo venditori di tempo, di valore tempo, man mano che la scadenza si avvicina, in questo caso la scadenza scelta è quella del 20 agosto, vuol dire che sono già passati 2 mesi di valore tempo, vuol dire che il titolo si è mosso in maniera laterale, quindi quel tempo che io ho venduto il 5 maggio, man mano adesso vale sempre meno e per i venditori, visto che noi vendiamo asset deperibili, quando andiamo a incassare, quello che noi desideriamo è che quell'asset piano piano arrivi a zero. Quando l'asset venduto, in questo caso io ho incassato circa 230 euro a contratto per ogni contratto venduto di queste opzioni che ho scelto, quando queste opzioni arriveranno a valere zero, quindi molto molto probabilmente alla scadenza, allora io avrò maturato il mio massimo profitto, ma lo avrò fatto senza particolari scossoni, perché anche comunque movimenti come quello di oggi di meno 2%, non mi riguardano proprio perché io sono posizionato col titolo a 4.000 e sono posizionato qua a 3.400. Quindi riesco a assorbire anche questi movimenti negativi. E questo è un vantaggio che solo le opzioni mi permettono di avere. Francesco, torno da Sì. te perché un po' casualmente, insomma, Alberto prima ha fatto l'esempio sull'oro quando ha iniziato il suo ragionamento e mi sembra di ricordare che il tuo esempio di strategia, uno dei, insomma, degli esempi che ci porti riguarda proprio il gold, che peraltro oggi ha superato la soglia dei 1800, adesso siamo ai 1810, 1811, sì, esatto. Francesco, a te la parola e facci vedere, insomma, qualcosa anche tu, Sì, diciamo così. spero di aver condiviso lo schermo. Allora, in ogni caso, Sì, lo vediamo, lo vediamo. ok, perfetto, il gold è sempre presente nei nostri portafogli perché ci aiuta a decorrelare gli altri sottostanti. E quindi noi abbiamo sempre delle strategie sull'oro. Il coefficiente di decorrelazione, per esempio, con l'Eurostock è prossimo allo 0,6, per cui sostanzialmente se l'Eurostock va a ribasso, potenzialmente l'oro non ha la stessa fluttuazione a ribasso e quindi ci rende
più standard e più statici i portafogli, che è quello che vogliamo. In ogni caso, vi faccio vedere proprio una mia strategia messa a mercato il 25 maggio, nell'intorno, di mezzogiorno. La ingrandisco e la commentiamo. È una classica figura chiamata doppio ladder. Praticamente si comprano due opzioni, una put ed una call, a distanza 2 sigma, quindi veramente nell'ordine del più 10% e meno 10%, e poi si vendono altre due opzioni, due put e due call, in maniera opportuna. Tanto da fare questa figura. Giusto per capirci, sostanzialmente la linea Blee è il guadagno a scadenza. Diversamente, questa giallina sarebbe let now, ossia il guadagno o la perdita istantanea. Detto questo, il 25 maggio, sostanzialmente, perdonate, mi prendo un po' il grafico, l'oro era nell'ordine dei 1890 punti, quindi sostanzialmente la struttura era nettamente centrata. Ok, l'oro abbiamo visto che ha iniziato un trend short, adesso sembra ripreso. La nostra struttura come guadagna? Sostanzialmente guadagna $32,50 solamente al trascorrere del tempo. Ebbene, come si diceva prima, movimenti sostanziali del corso dell'oro tendenzialmente non mi riguardano, ma mi fanno stare tranquillo. L'unica cosa che può riguardarmi è la volatilità implicita, altra caratteristica unica delle opzioni, che sarebbe il rischio atteso e preventivato dal market maker con uno scenario di confidence del 99%. Detto questo, questa struttura ad oggi contabilizza $615, ma a scadenza, e vediamo perché non ricordo qual è la scadenza, sì, il 26 ottobre 2021, quindi 110 giorni, mancano alla scadenza, questa ha un potenziale massimo di $3,750. Ora, è naturale, ogni figura in opzioni deve avere un piano di azione chiamato what if e deve avere dei punti di correzione che sono da rispettare in maniera pedissequa. Bene, se noi prendiamo un attimo il grafico, vediamo che sostanzialmente, come si diceva prima, poi alla fine salgono e scendono, ma tutti i sottostanti stanno quasi sempre lì, e a questo punto io mi preoccuperò di correggere il mio doppio ladder, non lo so, con un vertical spread o con una struttura ancora calendarizzata, ma insomma ci sono milioni di correzioni da fare, sono l'inventiva del trader che applica la correzione che più gli sembra giusta al momento. Quindi dicevo, solamente con una rottura qualificata daily dei 1760 punti, nell'intorno area 1760, e quindi correggerò, ripasso la figura, quest'area qui, che naturalmente potrà essere in perdita. Diversamente, io penso in un uptrend, e poi vediamo il perché, potrò sostanzialmente correggere il doppio ladder solamente sempre con una rottura qualificata daily attorno all'area 1920-1925, il che mi porterebbe in quest'area qua della struttura. Potrei correggerla e quindi cercare di guadagnare di più, o comunque portarla a scadenza con assoluta tranquillità. Parlavamo della volatilità implicita, se mi dai un secondo volevo farvi vedere una cosa. Sì. Il vero plus di analisi delle opzioni sono sostanzialmente gli skew a scadenza, cioè la superficie di volatilità implicita. La volatilità implicita è quel premio al rischio che il market maker dà alle opzioni. Ebbene, con uno studio attento degli skew io posso vedere tra 20 giorni qual è l'area di minor rischio. Così in maniera lampante, senza approfondire oltre il discorso, vediamo che il market maker vorrà far scadere queste opzioni, le call a scadenza 27 luglio, nell'area di minimo rischio, cioè che è l'area di comfort, e quindi attorno ai 1840 punti. Quindi già ho un'idea del trend che potrà avere il gold da 20 giorni
ma poi anche a 50 giorni. Oltre 50 giorni è inutile andare, insomma, neanche i market maker hanno questa visione così, voglio dire, chiara del sottostante. Quindi io sì, uso livelli di analisi tecnica, peraltro a suo tempo feci il master SIAT di primo e di secondo livello, quindi sono anche socio SIAT. Diversamente, noi facciamo un'analisi sulle superfici di volatilità e quindi sui valori a scadenza che il market maker vuole dare alle opzioni. E questa è la prima strategia che mi sembrava essere utile. Quindi ricapitolo un attimo, se mi permetti, questa Molto sinteticamente, strategia grazie. sì. Guadagna 36 dollari al giorno, quindi guadagna dal tempo e sostanzialmente guadagna anche dalla diminuzione di volatilità. Ma poi ha una zona di comfort che questa è l'area di guadagno veramente siderale, per cui è una cosa che mi fa stare tranquillo e che noi usiamo in tutti i portafogli per decorrelarlo da altri sottostanti. Ho finito. Allora, avevamo anche delle seconde, diciamo, ipotesi di strategia, ma non facciamo più a tempo. Però facciamo a tempo sicuramente a ringraziare Francesco Tarantino, ricordando FT Investments. Investment, esatto, che è Sì. la sua compagnia di riferimento, da casa, insomma, per cercarti cosa possono fare. FT Investment, su Google. .it, sì, Ok. oppure abbiamo un gruppo Facebook FT Investment, abbiamo un canale free che è Strategie in Opzioni, in cui tutte le mattine facciamo vedere le nostre strategie, quelle di un canale con abbonamento, naturalmente senza strike, e pubblichiamo le analisi degli indici almeno europei. Ti chiedo anche di togliere la condivisione così torniamo a vedere Assolutamente. entrambi, ovviamente. E allora, grazie a Francesco Tarantino. Grazie a voi. Torno anche ad Alberto Camuncoli, investireconsuccesso.com, il sito, dato che lui, insomma, è uno dei primissimi analisti con cui abbiamo iniziato la nostra avventura Le Fonti TV, ve lo ricordate? Mi fai Alberto. sentire vecchio. Alberto, però è terribile. No, ok, prima allora guarda, per farmi perdonare, Alberto, ti cedo la parola per gli ultimi 60 secondi, così ci ricordi quali sono le ultimissime su strategie, scusami, su investireconsuccesso.com. Perfetto, ti ringrazio. Allora condivido lo schermo, così ho preparato una slide perché stasera c'è un webinar gratuito. Andiamo a presentare i risultati del primo semestre, quindi se chiuso il semestre andiamo a vedere cosa hanno portato, che frutti hanno reso appunto gli investimenti non direzionali col metodo Theta Trade Invest. Quindi webinar gratuito, aperto chiaramente anche agli spettatori di Le Fonti TV, ore 19. Per iscriversi www.investireconsuccesso.com/contenutieducativi, questa manifestazione che abbiamo chiamato il mese dell'investitore non direzionale. Ci sono 10 ore di contenuti gratuiti, video, casi studio, esempi, report e di tutto di più. E all'interno di questa manifestazione, che finirà il 12 luglio, appunto, c'è anche, si inserisce il webinar in diretta di stasera alle 19 per la presentazione dei risultati. Quindi per iscriversi gratuitamente www.investireconsuccesso.com/contenutieducativi. Torneremo a parlare di opzioni sia con Alberto sia con Francesco la prossima settimana, anche perché sono arrivate delle domande anche basic, ma a cui sarebbe giusto rispondere. Non lo facciamo adesso perché siamo in chiusura, quindi grazie a Francesco, grazie Alberto. Noi ci fermiamo, grazie a voi insomma, da casa che ci avete seguito, grazie ovviamente alla regia. Vi lascio al resto della programmazione delle Fonti TV che torna alle 14:30 con Alexandra Georgieva.